abbiamo un numero cospicuo di cimiteri, perché sono 16 in tutto il territorio comunale, sono luoghi di culto importanti, ovviamente richiedono una complessità di interventi. Noi stiamo cercando di affrontarne uno dopo l'altro, rispondendo a quelle che sono le esigenze. Eravamo intervenuti con la ricostruzione per intero del cimitero di Ganghereto, poi abbiamo affrontato il capoluogo, quello delle Ville. Ora sono da poco conclusi i lavori che riguardano la copertura del cimitero della Penna, un investimento di circa 25.000 euro. Ovviamente non ci fermiamo qui, perché le esigenze sono tante e richiedono anche risorse significative, per questo le affrontiamo uno alla volta, perché andrà a scadenza proprio nel mese di gennaio la gara che abbiamo indetto per i lavori di ricostruzione e riqualificazione del cimitero della Badiola, che purtroppo è soggetto anche a movimenti da un punto di vista geologico, quindi questo richiederà interventi ingenti, tanto che l'ammontare è di 240.000 euro. Però sappiamo che i luoghi di culto sono importanti, riguardano e toccano da vicino la sensibilità dei cittadini, quindi ci stiamo adoperando man mano per risolvere le diverse criticità.